uno dei bisogni più forti del cuore dell'uomo è quello di appartenere. Quando ci poniamo la domanda chi sono io, se cerchiamo la risposta dobbiamo rispondere anche a quest'altra: chi sono io? E un proverbio dice che si può vivere senza sapere perché, ma non si può vivere senza sapere per chi. Ciascuno di noi ha bisogno di appartenere. E il vincolo di appartenenza più forte sappiamo che è quello familiare, parentale, in modo particolare il rapporto che lega i genitori con i figli. E questo rapporto è molto stretto, molto forte. Infatti noi tutti soffriamo a causa dei rapporti oppure siamo felici a causa dei rapporti. I rapporti che durano, che sono belli. Questi riempiono la vita, oppure i rapporti che sono conflittuali, che si interrompono per l'infedeltà, per la morte delle persone, gioia e dolore legati alle relazioni. E dicevo, quelle familiari, parentali, sono le più forti, ma sono anche molto ambigue, è per quello che si soffre e non solo si gioisce. Perché ambigue? Perché da una parte sono legami stretti, significativi, profondi, ma dall'altra rischiano di non essere liberi. Di essere legati dove viene a mancare la libertà di aderire, di amare l'altro. E qualche volta sarà capitato anche a voi di dire: ma tu sei mio figlio e perciò mi devi. Perché sei mio figlio, sei obbligato, sei tenuto, allora il rapporto diventa di dominazione, di controllo, di possesso, non è più un rapporto di amore lasciato alla libertà. Quanti figli dicono magari di aver intrapreso strade di cui non erano convinti, ma dovevano appagare il sogno, l'aspettativa, il desiderio dei genitori e si sono sentiti in fondo usati come lo strumento per far raggiungere ai genitori uno scopo, una felicità, una soddisfazione. Ecco, il Signore vuole farci fare un passaggio da rapporti che sono secondo la carne e il sangue a rapporti che sono secondo lo Spirito di Dio. E sapete che lo Spirito di Dio è vita eterna. Perché è l'amore, la comunione tra queste tre persone che è indistruttibile e che è pienezza di beatitudine. Abbiamo ascoltato nel Vangelo che Gesù è dentro la casa, questa casa rappresenta la Chiesa, ed è lì con la folla, con la gente e con i suoi discepoli. Arrivano da fuori sua madre Maria insieme ai parenti. E allora salta su uno e dice: guarda che fuori ci sono i tuoi, quelli a cui tu appartieni, perciò interrompi la tua conversazione qui con noi, perché più importante hanno la precedenza quelli che appartengono alla tua carne e al tuo sangue. E Gesù proprio, siccome vuole farci fare questo passaggio da fuori a dentro, dice: ma chi sono la mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle? Poi stende nella nostra vita, nella nostra anima, Gesù stesso. L'Evangelista Giovanni dice: a quelli che hanno accolto Gesù nella fede è stato dato il potere di diventare figli di Dio, e questi non dalla carne, non dal sangue, ma da Dio sono generati. Allora, a cosa ci serve la vita degli anni 60, 70, 80?
generare l'immagine di Gesù in noi, cioè a diventare figli del Padre. Questa è la sua volontà. Perciò, per intenderci, uno potrebbe arrivare anche molto avanti negli anni della vita e dire: ho avuto successo sul lavoro, sono appagato per la mia situazione economica, familiare, sono rispettato dalla gente, sono contento di me. Ma se uno non è diventato figlio o figlia, non ha fatto centro nella vita. Perché ciò per cui noi siamo nati nel tempo è essere partoriti ad una seconda nascita, ecco il battesimo. Nascere come figli di Dio, crescere come figli di Dio. Sapete che adesso dobbiamo per forza tornare al peccato di Adamo, che vuol dire di ciascuno di noi, dell'umanità. In cosa consiste questo peccato? In una ribellione. L'uomo non vuole avere un Dio come padre, ma vuole essere il padre di se stesso, il padre di se stesso. E non vuole essere generato a immagine di Gesù, ma generare in sé la propria immagine riuscita, magnificante. Questo è il peccato. Avere una volontà, non quella di Dio, Padre, che vuole che ci generiamo come figli, ma una volontà propria, che è quella di riuscire a rendere forte, appagata, di successo la propria natura. La nostra natura è ancora fragile, debole. Noi cerchiamo sempre di apparire, no? Questo è un verbo pericoloso, migliore di quello che siamo, di farci vedere forti, di riuscire a far vedere soltanto lati belli, nascondere lati brutti. Cioè cerchiamo con la nostra volontà di prenderci occupazione della nostra natura, per metterla in una vetrina dove toccherebbe agli altri dire: ma quanto vali, quanto sei riuscito ad essere uno di successo, uno che vale. Questa è la volontà propria, che vorrebbe gestire la vita con l'eccentro su Dio. E voi sapete che quando uno, due, tre in un posto sono adoratori del loro Dio, è difficile vivere insieme a queste persone. Se ad esempio una coppia sono due egoisti appiccicati, non sono un matrimonio, non sono una coppia. Se in un ambiente di lavoro ci sono dei colleghi che conoscono soltanto questa parolina io uguale a io, non io con te, io per te, è chiaro che quell'ambiente diventa impossibile. Allora Dio vuole che siamo generati come figli a immagine di Gesù. Il peccato è una ribellione. Io sono il padre di me stesso. Cosa è la salvezza che avviene negli anni della nostra vita sulla terra? Un apprendistato della figliolanza, un tempo che ci è dato per imparare a diventare figli. E sapete che i passaggi sono tre, così concreti che li capite al volo. Il primo: di fronte a Dio ci sentiamo come degli schiavi. Un padrone che ti dà ordini e tu devi soltanto eseguire passivamente. Uno schiavo non ha nessun diritto, non ha nessuna libertà, in prigione. E uno magari con Dio si sente in prigione, allora si ribellerà. Secondo passaggio: sentirsi con Dio come dei salariati, quelli che prendono un po' la religione in base agli interessi che torno a conto. Faccio questo, queste preghiere, questi gesti religiosi, così poi Dio mi darà. Dopo il testo. E poi c'è il terzo grado di questo cammino, è quello proprio del figlio, che non è né uno schiavo né un salariato, ma è uno che sta volentieri con Dio perché l'ha riconosciuto come padre. E sta con lui per amore, non per paura, questo è lo schiavo, non per interesse, questo è il salariato, ma per amore e nella libertà, questo è il figlio maturo, adulto, questo è il cristiano che ha camminato. Noi abbiamo bisogno del tempo, però non si
togli la volontà del Padre. Allora adesso qua c'è una cosa che sarebbe bello questa mattina, per grazia di Dio la capiamo. Noi di solito, pensando alla volontà di Dio, pensiamo a qualcosa di pesante, la leghiamo magari alla sofferenza, come se Dio ti volesse far soffrire. No, Dio ti vuol far diventare più figlia. Come fa? Usa le circostanze. Noi dobbiamo tutti obbedire alla vita, che vuol dire io non ho scelto di nascere maschio, femmina, di nascere in questa famiglia, con questo corpo, con questa psicologia. Magari non ho scelto i miei colleghi, non ho scelto questi figli, non ho scelto che a un certo punto il corpo invecchia, si ammala. Dobbiamo obbedire a tante cose che nella vita siamo costretti ad accettare. Ma che cosa vuole dire? Che dentro questa vita, che per tanti versi è imposta, noi facciamo uno sforzo. Offriamo a Dio tutte queste circostanze della vita perché Dio le possa riempire del suo amore. E dentro queste circostanze farci crescere come figli. Allora in ogni circostanza della vita io dovrei chiedermi con saggezza: ma cosa vuole dirmi Dio? Che cosa può accadere in questa situazione perché io cresca un po' di più come figlio e come figlia, riconoscendo la volontà? E allora veniamo finalmente a Maria, che oggi noi riconosciamo come colei che fin da bambina è stata presentata al Tempio. Cosa ha intuito questa bambina? La santità di Dio, infatti, va al Tempio, ma anche che lei voleva offrirsi, ecco, che lei voleva offrirsi alla santità di Dio. Nell'annunciazione lei dirà sì totale, ma questo sì non si è improvvisato, è stato preparato. Perché anche nella tua vita i grandi amen, sì alla volontà di Dio, non si improvvisano, si preparano. Nella sua anima lei si è preparata all'offerta, a quella massima sotto la croce. E allora c'è che non si prepara con dei piccoli sì da quando si è bambini all'offerta. E poi Maria si è presentata al Tempio dicendo: io Signore mi metto a disposizione, però per fare la tua opera occorre che tu mi santifichi. E questo dovremmo anche imparare, che io posso fare un'offerta ma non posso fare un sacrificio. Io posso portare qui il pane e il vino della messa, le mie qualità, le mie capacità, il mio impegno di sposo, di padre, di sposa, di mamma, di cittadino, di membro di questa comunità. Io posso presentare a Dio queste cose, ma non posso io farle diventare un sacrificio, perché sacrificio vuol dire qualcosa di sacro, ma qualcosa di sacro non ce l'ho io nella mia povera natura. È lo Spirito Santo che poi santifica, cioè fa entrare nella sfera sacra di quello che noi offriamo. Allora noi presentiamo il Padre e Dio, due elementi semplici: lo Spirito Santo li santifica, diventa il corpo, il sangue di Gesù. Tu porti l'amore che hai verso i tuoi figli, tu porti l'amore verso la tua sposa, tu porti la sopportazione verso un vicino, tu porti il tuo impegno di servire qualcuno. Mettiti a disposizione, presenta questo, poi Dio lo trasformerà proprio nell'Eucaristia. Prende quello che noi presentiamo e lo riempie di Spirito Santo e lo rende un sacrificio che il Padre gradisce. Ecco, cari fratelli e sorelle, appartenenza. Noi abbiamo bisogno di appartenere, ma se noi apparteniamo soltanto secondo la carne e il sangue, è qualche cosa che muore. Noi abbiamo bisogno di presentare ciò che siamo perché diventi un sacrificio. E perciò la vita
diventa un percorso per diventare sempre più figli e sempre più fratelli. Appartenenza. Un uomo e una donna vengono in chiesa e portano il loro eros, il loro desiderio, la forza dei sensi, dei sentimenti. Qui in chiesa ciò che loro presentano diventa un amore sponsale, per cui uno sarà capace di sacrificarsi per l'altro, metterà l'altro prima di sé. Se rimane soltanto una spinta del desiderio, dell'istinto, dell'emozione, sappiamo come dopo un po' questo corpora. Abbiamo bisogno che un sentimento diventi un rapporto di appartenenza. Questo salto, questo passaggio, questa trasformazione la compie lo Spirito di Dio. Poi i genitori portano qui un bambino perché non vogliono mettere il marchio di fabbrica su questo bambino, è nostro, l'abbiamo prodotto noi, ma dicono questo figlio è innanzitutto un figlio di Dio, un figlio del Padre. E poi anche Casalbuono presentiamo al Signore all'altare. Presentiamo questa comunità, oggi siete qui in tanti, tutta questa giornata vi farà sentire che appartenete a questa comunità cristiana, a questo paese. Però sapete che si potrebbe appartenere soltanto per una questione di anagrafe o di vicinato. Veniamo qui e portiamo qui stamattina questa comunità perché dei vincoli di vicinato siano trasformati in rapporti di fraternità. È diverso andare sulla stessa via, magari per 30 anni, darsi qualche buongiorno e diventare fratelli a motivo del fatto che eravamo vicini. Questo è il percorso che possiamo compiere per arrivare ad appartenenza secondo lo Spirito di Dio. E vorrei dirvi questo, che siccome il tempo è prezioso e dobbiamo cogliere tutte le opportunità che istante per istante Dio ci dà, voi stamattina avete fatto una cosa molto profonda, e cioè avete avuto la prontezza, perché comunque svegliarsi nel cuore della notte, come dire qui, non è soltanto una questione di folklore, è una questione di fede. E la prontezza è proprio quello che ci permette nella vita di cogliere le occasioni per fare la volontà del Padre, prontamente, non tutti anche a domani, fai oggi. E ogni volta che prontamente facciamo il nostro sì, allora Dio può trasformare quei piccoli sì in un sacrificio che riempie lo Spirito Santo. Allora io parlo di appartenere sempre di più al Padre, di scoprirvi come figli e come figli amati da Dio, e poi di appartenere l'un l'altro dentro un rapporto di profondità. La superficialità e la banalità sono il virus di oggi. La profondità dei rapporti vuol dire che se riscopro Dio come Padre, riconosco che lui